La colazione del Giovin Signore. Leggiamo un brano tratto dalla mattina, quindi dalla prima parte del giorno. Ed è uno dei brani più famosi che ci mostra appunto il Giovin Signore con il suo ozio, con le sue attività assolutamente deprecabili, non per altro, ma proprio per la sua assoluta mancanza di attività e di partecipazione alla costruzione della società, come invece fanno i contadini, dicevo. Ma il damigel, ben pettinato, i crini, ecco si inoltra. Ecco, sta arrivando il servitore con i capelli ben pettinati e con sommessi accenti chiede qual più delle bevande usate sorbir tu goda in preziosa tazza. I nobili erano i servi al loro comando. Arriva e con voce bassa chiede al giovin signore, al nobile, quale fra le bevande usate, quindi tra le varie bevande possibili, che può bere, che può sorbire a colazione, lui decida di prendere in preziosa tazza. Notate la dieresi, quindi nel suo servizio prezioso. Indi che merci son tazze e bevande, che vuol dire che non solo le bevande, ma anche le tazze sulle quali si bevono queste bevande provengono dall'Oriente, e quindi dimostrazione di lusso, perché ovviamente solo i nobili potevano permettersi tazze in ceramica, porcellana finissima, orientale, cinese magari, oppure appunto queste bevande di cui si parlerà adesso. Scegli qual più desii, scegli quella che desideri di più. Soggi a te giova porger dolci allo stomaco fomenti, onde con legge il natural calore varda temprato e al digerir ti vaglia, tu il cioccolatte leggi. Onde tributo ti die il guatemaltese e il caribeo, che di barbare penne avvolto è il crine. Ecco, per caso preferisci prendere un po' di cioccolatte? Ecco, se per caso tu a te oggi piace prendere qualcosa di caldo, quindi che ti scaldi lo stomaco, ti ristori lo stomaco, in modo tale che con legge il natural calore varda temprato, insomma in maniera tale da favorire la digestione, puoi scegliere appunto il cioccolato insieme con latte. Per questo puoi ringraziare l'abitante del Guatemala e dei Caraibi in genere, che appunto da lì viene il cioccolato che serve, fuso insomma, per questa bevanda. Questi selvaggi che lavorano per te hanno il crine avvolto di barbare penne, insomma si ornano i capelli di piume di esotici uccelli. Ma se noiosa ipocondria ti opprime, o troppo intorno alle divine membra adipe cresce, dei tuoi labbri onora la nettarea bevanda, ove abbronzato arde e fumica, il grano a te d'Aleppo giunto e da Moca, che di mille navi popolata mai sempre insuperbisce. Che vuol dire esattamente? Se invece tu hai bisogno di qualcosa di un po' più eccitante, sei un pochettino troppo annoiato, quindi ti deve scuotere un po', oppure semplicemente non vuoi appesantirti troppo, ingrassare troppo, troppa adipe cresce, quindi sai, con cioccolato, bevanda mista di latte e cioccolato, appunto ingrasseresti troppo, bene, allora ti conviene prendere il caffè. Il caffè, ne abbiamo già parlato ovviamente quando abbiamo parlato della rivista, era una bevanda allora alla moda, molto alla moda. Poi viene introdotta però questa bevanda, si dice la nettarea bevanda, quindi quasi un nettare, un'ambrosia divina, ove abbronzato arde e fumica il grano a te d'Aleppo giunto, che giunge dai porti orientali di Aleppo in Siria e di Moca. Il grano sarebbero i granelli di caffè, i semi di caffè torrefatti. Moca si trova in Arabia, mentre Aleppo, come dicevo, si trova in Siria, che di mille navi popolata mai sempre insuperbisce. Si dice che il porto di Moca è sempre più affollato di navi e quindi diventa superbo per il numero eccezionale di navi che portano questa bevanda dall'Arabia fino
in Europa. La qualità di caffè arabica ovviamente ancora oggi è la più apprezzata. Certo fu dopo che dai prischi seggi uscisse un regno e con audaci vele fra straniere procelle nuovi mostri e teme e rischi ed inumane fami superasse i confini per tante etade inviolati ancora. Vorrei sottolineare l'utilizzo dell'avverbio certo. Certamente è stato necessario che siano avvenute determinate cose, proprio per permetterti stamattina di bere il caffè. Sì, dovete uscire, dovete andare a prendere caffè. No, no, cioccolato, no. No, perché ci è venuto intanto un po' un languore. Pensate che nel Settecento solo i giovani signori potevano permettersi tutta questa ampia scelta. Oggi voi siete come il giovane signore. Esatto, come... sì, senz'altro, perché potete davvero scegliere quello che volete. Oggi anche i miei figli possono scegliere se prendere il tè, se prendere il latte col cioccolato, col caffè e via discorrendo. Ecco, allora invece si trattava di un privilegio di pochi eletti, solo pochi eletti potevano. Allora dice qua, ironicamente, qui con questo certo, senz'altro, indubbiamente è stato necessario che dai prischi seggi uscisse un regno varcasse i suoi antichi confini. Si tratta del regno cattolico di Spagna. Sappiamo infatti che il caffè viene dall'America. E con audaci vele fra straniere procelle, nuove mostre, teme rischi, inumane fame, superasse i confini per tante età inviolati ancora. È per quello che è stata scoperta l'America, perché appunto per permettere a questo giovane signore poi di bere il caffè. Per quello che insomma le audaci vele, metonimia, vele sta per navi, audaci. C'è anche qui un'altra figura retorica. Audaci infatti non erano tanto le navi, ma coloro che erano dentro di esse, di pallage. Fra straniere e procelle, in mezzo alle tempeste straniere, nuovi mostri, prodigi e fenomeni mai visti prima, teme, timori, rischi, pericoli e inumane fami, la fame che patirono questi naviganti, marinai, nel corso di questi viaggi lunghissimi, superassero i confini delle colonne d'Ercole, che erano rimasti inviolati fino ad allora, insormontabili. È stato solo per questo, e ben fu dritto se Pizarro e Cortese, umano sangue più non stimar quel che oltreoceano scorrea le umane membra. È giusto se Pizarro e Cortés, famosi conquistatori, hanno fatto scempio di vite umane, non hanno considerato umano il sangue degli indios, di quegli uomini di oltreoceano che scorreva nelle membra, umane membra di questi poveracci. È stato giusto se questo poi ha permesso a te di poter godere di queste bevande. E se tonando e fulminando al fin spietatamente balzaron giù dai grandi aviti troni re messicani e generosi incassi, poiché nuove così venner delizie, o gemma degli eroi, al tuo palato. Se grazie alle armi da fuoco, tonando e fulminando, sconosciute agli indigeni, al fin spietatamente balzaron giù, furono soppressi i regni dei messicani, quindi si intende ovviamente gli aztechi, e i generosi incassi, quindi gli incas nel Perù. È stato giusto che accadessero tutte queste cose, che cadessero quei regni, che morissero tantissime persone, poiché nuove così vennero delizie, dal momento che in questo modo giunsero a te, tu poi hai potuto gustare tante delizie, o gemma degli eroi, tu che sei il fior fiore degli eroi, al tuo palato, quindi il tuo palato ha potuto gustare queste nuove bevande. Ecco, qui è chiarissima insomma l'ironia che diventa caricatura, che diventa sarcasmo, che diventa antifrasi. Antifrasi è quasi un sinonimo di ironia, quando dico una cosa però è chiaro se sottintende esattamente il contrario, no? Cioè che è assurdo che siano morte delle persone solo per permetterti di bere il caffè. Quindi queste sono senz'altro le figure retoriche più interessanti. Beh, figure retoriche. Questo è uno dei brani più significativi del giorno, più famosi, per farci capire questo senso dell'ironia parignana, della denuncia del modo di vivere parassitario dei nobili.
Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.